credo che quello che ha detto il presidente Pellegrini sia poi la storia della macchina di Santa Rosa, e quindi voi già iniziate a far parte della nostra famiglia, e questo veramente mi fa onore. Fa onore. Buonasera a tutti, buonasera, ragazze e ragazzi, facchini e facchini, siete allo sguardo una cosa meravigliosa, un vero e proprio segno di fierezza e d'orgoglio per la città. Vi accingete quest'anno a trasportare questa mini macchina, che in realtà per voi non è una mini macchina, permettetelo, perché per loro è una vera e propria macchina di Santa Rosa portata sulle spalle. Io penso che dobbiate ringraziare innanzitutto le vostre famiglie, che sono qua, che vi consentono di vivere questa esperienza, perché guardate... rivolto alla città, ma rivolto prima di tutto al comitato del centro storico, che con attenzione lavora nel corso dell'anno della preparazione di questi bambini e ragazzi, e che insomma trasmetto due elementi che raccolgo qui questa sera. Il primo, di grande soddisfazione, lo dico perché attraverso l'impegno di questi nostri bambini e ragazzi la tradizione della mini macchina, e quindi la tradizione di Santa Rosa, che tra 10 o 20 anni questi ragazzi vivranno, può avere una sua prosecuzione naturale. Guardate, vive, si rendono sempre più prima ogni giorno degli altri 364 giorni all'anno, perché così. Una riflessione con voi volevo farlo questa sera, perché cambiano diversi elementi intorno al trasporto della macchina di Santa Rosa. Cambia la macchina che trasportate sulle spalle, a volte cambia il posto dove ci vediamo, cambiano un po' i tempi, perché magari le reazioni siamo abituati a fare la sera, invece le stiamo facendo il pomeriggio. Veramente ci uniamo tutti e tutti insieme riusciamo poi a creare questo, perché sì, è merito del comitato, ma è soprattutto merito dei bambini e di voi genitori che comunque li portate. Genitori, fate voi di silenzio, perché fate voi di rumore dei bambini. Siete oggi qui perché avete scelto di diventare mini facchini. Siete stati scelti a diventare mini facchini. Diceva qualcuno, non si può realizzare niente senza fatica e senza sudore, niente che arriva gratis nella vita. E allora, per realizzare qualcosa di utile, il santuario per le problematiche di stabilità, problema che speriamo si risolva in tempo breve, per poterci nuovamente riaccogliere sia e per i credenti, è un luogo santo. Ricordiamoci quindi che il silenzio è sicuramente la parola migliore che si può dire.
che il cancello di forza che passa all'estero.